Oh. Ma che era? Pinguino, sono pinguino oggi. Pinguino. Oggi siamo su Zookeeper Simulator, cioè il simulatore di zoo, dove ognuno di noi è un animale. E c'è anche Alex, io sono un pinguino. C'è anche Alex che è lo zookeeper sfigato. Eccomi, imbecille. Qua, io ti devo controllare, non puoi fare qua le cose brutte che fai. Aia! Mi è piaciuto tantissimo. Oh, questa scimmia ingrippona, chi è? Oh. Sono Cico. Anna, fai il verso alla giraffa. Non so, come fa la giraffa? Fa così, fa. No, non è vero, non farò mai la maledetta. Aia, aia. Come si è permesso? Scusami. Silenzio, silenzio. Ma sei stupido? Ma sei stupido? Sì, scimmia sono. Stupida. Scusa. Adesso ti devo ridare quello che... Ho fatto cadere l'elefante. Lion. Oh. Ma che schifo, ma che schifo, dietro. Ma che schifo. Ho paura che mi mangi. Ma è una sardina spiaggiata. Ma perché sei così? Perché ma io ho il taser. Ma che cazzo. Che pinguino sono? Sono un pinguino elettrico. Sei un pinguino armato. Non ci provare. Bravo. Sto camminando. Allora, scopo del gioco, ragazzi, attenzione, perché c'è uno scopo del gioco. Però vera Alex. Alex ha una serie di missioni, ci sono scritti in alto a sinistra. Deve pulire i percorsi del mar. Che cazzo. Vabbè, deve pulire i percorsi del parco. Deve salvare il bambino dalla gabbia delle scimmie. Oh mio Dio. No, che bambino, ma perché sei andato là? La smetti? Aia, perché non posso farlo? Devi stare fermo, scimmia di e questa non la bippiamo. Scimmia offesa. Scimmia morta. Allora, devi riparare un modellino nella Zoo Experience. Alex, stai capendo? Molto facile. Poi devi camminare un cammello. Ah, e trovare il ragno smarrito. No, questo è difficilissimo, non lo farò mai. Ma sei bellissimo, come hai fatto? Ma scusate, ma fai l'unica cosa che fai è svenire, non ho capito. Ma sei troppo forte tu come pinguino con le tue mosse di carattere. Lei, io posso farti vedere la mia mossa, ti prego. Ah, scusa, perché il pinguino fa il saluto? Non capito. No! Poi il penguin. Anna, vai a vedere. Vai a vedere, Anna. Anna sta scrivendo, non bipperemo niente. Gli animali possono dire quello che vogliono, ragazzi. Gli animali sono liberi dai nostri preconcetti umani. Non possiamo registrare. Sento dalla camera di mia madre provenire dei suoni animaleschi. Fanno manchi. Alex, vai un attimo. La scimmia libera. Vai un attimo a dirle. No, non andare. Fermati. Potresti vedere penetrazione. Che c'è magari, perché c'è quello che doveva installarvi la staffa per la televisione sulla parete, quindi sta penetrando il muro oltre. Il muro, installa tutto quello. Sì. Stai, fai vedere che cosa fai tu. La uso contro Alex. Sì. Mi infilo ovunque. Bravo. Bravo, pesce insinuante. È bellissimo. E Anna che fa? Vediamo. Ma che cazzo. Mamma mia. Oh mio Dio, impressionante. Ma fanno veramente le giraffe? Me, come vuoi tu. E Sfè cosa fa? Guarda con la proboscide, sì. E poi faccio questo. Che miserabile. Arrivo, amico. Ma Zookeeper, ma scusa, ma non dici niente. Ma infatti, oh. E infatti puliziare subito. E poi sci. Aia. Sì, bravo. Ma che fai? Mi stai piangendo? No. Ti faccio. Basta, eh. Va bene, allora, Alex, attenzione. Cos'è questa munnezza? Grazie, aiutami a pulire, bravo. Tiriamo le acque dei delfini. Sì, io devo raccogliere questa munnezza e pulire tutto il parco. Che sta a fa? Anna, smettila. Anna, lascialo fare, che devi stare. Fai la missione, fatto, Alex! L'ho fatta già, ho toccato il barilotto di monnezza e me l'ho sofficcato. 10 dove devi prendere, dai. No, non è possibile, dai, 10. Veloce. Ah, c'è un'altra qua, ma è troppo forte. Infilati, sì! Tu sei bellissimo, mi costruisci sulla pancia. Anche scusami, ma fai come corre, per esempio? Guardami, fratello! È uguale a quando cammini. Esatto! E Cico?
Guarda lì, sì, sono atletico. Streccato. Io non ho le gambe. Vabbè. No, no, oh, cioè, allora Cicco, hai rotto le palle. Cicco, se ti permetti di fare qualsiasi cosa senza, beh, tiralo. Bravo, scimmia delle balle. Stai lì e non tornare. Fammi continuare i lavori. Dai, veloce, su. E c'è un altro sacco qua della munizia. Però scusa, possiamo fare prima le missioni tipo di andare a riparare il modellino o camminare il cammello o salvare il tipo? Ma sì, facciamo quello che vuoi, basta che le facciamo. Portaci alla tua gabbia delle scimmie. E vieni con me, fratello, seguimi, che bello. Ma da mia madre ti porto. Perché ti sei fatto un barile? Ma cosa? Vabbè, cammina, dai. Andiamo da mia mamma, sì. Quella scimmia sbuccia e ribuccia banane tutto il giorno. Aspetta, Cicco. Madonna, no, mi corre male. C'è una bambina. No, ci sei caduto. Molestia! Lo zucchero ha molestato una ragazzina. È schifoso. Anna, gli è caduta la testa. Zitto. Vabbè, ma guarda dove. Dai, vabbè, essere un pinguino sei fortissimo. Dai, troviamo la gabbia delle scimmie. Lo sai che mia madre mi ha trovato allo zoo al reparto batteri e muschi. Batteri e muschi. Ho capito. Non c'è. Allora Cicco, portaci in questa gabbia delle scimmie. Andiamo. Basta, lo sapete ripulsare le banane. Ci sono le serpi? Sono le serpie, può essere, è bellissimo. Ragazzi, tra l'altro, attenzione, attenzione. In questo gioco c'è anche una modalità con i dinosauri al posto degli animali. Se vi fa piacere, ci scrivete nei commenti un commento tipo dinosauro e anche un pollice in su. Così io lo so e il prossimo episodio vi faccio vedere l'avventura dei dinosauri. Bellissimi dinosauri. Fratello, allora, ascoltami, vedi che nella mia gabbia ci sono delle cacchette. No, Vai, vai, prendi, vai. Sono quelle? Sì, bravo fratello. Ma chi è che sta a fare un rumore di scorreggia? Ma Alex, è ma veicolo, ma perché devi dar fastidio? Perché devi dar fastidio? Perché sta veramente inutile nella vita. Pure rotto lo seccato degli elefanti. Palma subito questa cosa su di lui. Ma è stupido, adesso ti tiro la cacca. Non puoi farlo. C'ho il taser, lo uso. Tutto scagato. Che schifo, ecco, che schifo. Ah, prendo capolino. Ma quanto è grossa. Anna è caduta sulla merda. La macchinina! La sto tenendo in bocca! Che schifo! No! Che cacca! Ah, a me mi piace, guarda, ci vado in mezzo. Che c'è mai? Che devo da capolirti, aia! Basta! Pinguino. La gabbia delle scimmie, basta! Che stai facendo? Che movenza pinguinica! No! Pinguino penetratore. Cioè? Allora silenzio. Andiamo alla gabbia delle scimmie. Torniamo a me, la mia famiglia, ragazzi. Andiamo. Che c'era la mamma di Cicco a banane. Le buccia e le sbuccia. Sbuccia e buccia. Dobbiamo aiutare a ribucciarle. Eccole qui. Ma tranquillo che le sbuccia e ribuccia brava da sola. Allora che aiutiamola. Alex attento. Dobbiamo trovare bambino. Il bambino subito. Dov'è? Non lo so. È questo qua peloso? No, questa è una scimmia. No. E dov'è il bambino allora? Non è c'è. È qua, è qua, è questo. Guarda. Ma che schifo. Poverino. No, bambino. Becchiamo puppa. Adesso lo pestiamo sto bambino. Guarda, guarda come gli entro. Vai, che basta di carattere pinguino. No, bambino. Mamma mia. Bambino. Alex, salvalo. Ma dai, mi hai lanciato nella atmosfera. Non ci sto più io. È morto il bambino. No, no, è sparito. Non c'è più, è sparito. Non c'è neanche più la vita. Chi se l'è mangiato? Alex. Dai, ma come faccio a salvare il bambino se non c'è più il bambino? Alex ha ammazzato il bambino. No! Ma che rimani siete? Un pinguino è docile in teoria. Non Lion. Lion il pinguino è il più famelico. Ma il pinguino è il più forte. Che è sto casino, mo? Cos'è stato? Ho trovato una granata. No. Scusami? No. Perché? Tu l'hai presa una granata nel reparto vabbè. Scimmie. Ragazzi, sono finito nell'acquario di stregati. Arrivo, Cicco! C'è la botte di stregato, quindi! Sì, che buccia e ribuccia i coralli! Andiamo a fare entrambi! No, raga! Prima di tutto cosa hai visto, fratello? Madonna, fai veramente impressione. Allora, ci è un secchio di stre, cioè la famiglia di stre in un secchio, perché bisogna buttarla dentro, perché dentro c'è un pesce cane, ragazzi! Ma la mia famiglia! Stre, vai dentro insieme alla tua famiglia! Ti salvo io, amici! Tornate indietro! Voglio vedere.
Mamma mia, guarda che bello! È tutto grande, pesce cane! Posso entrare anch'io? No, no, è pericolosissimo, Anna. È pesce cane. Sono qua. Una giraffa. E chi sei? Il pesce cane si mangia pure. Buttiamoci, Alex. Vai dentro a vedere se sta bene. Dai, aiutaci, Alex! No, sono andato a fondo, non vengo più su. È finita per me, è finita. Alex, muori troppo in fretta, però. Lion, sto per morire. Lion, salvami tu! Dai, sei frega. Andiamo a grosso, grosso, no, mi frega, cane. Muori! Oh. Vediamo se troviamo altre bombe o altre cose. No, guarda ci qua, c'è quel concetti. Ma come parli? Hai ragione. Sai perché parlo così? Poi però non dirà nessuno, no, va bene? No. Perché in pratica da piccolo mamma cosa ha fatto? Non lo so. Mi ha detto di non entrare in camera sua. Oh, yeah. E io sono entrato. No, aiuto. Ah, yeah. E ho visto delle cose bruttissime. No, non voglio sapere. E ho urlato talmente scimioni. Tanto che mi è finita la voce e non so più parlare. Ho visto il compagno. No! Nuovo. Sto installando l'antenna anche da lui. Quella 4G. Ma basta, no, no, no. 5G. Oh, 5. Un'altra aspetta, bomba. Aspetta, quindi Amma che chiamata. Ma dove sei finito? È possibile, ragazzi. Che sono le piramidi. Oddio, le scimmie piacciono le piramidi. Andiamo lì. Va bene. Dai, e dove sono i cammelli? Alex! Devi camminare il cammello! Devi cammellare il cammello! Come si cammina un cammello? Boh, così. Aia! Basta, granate. Ha fatto ridere tre volte, basta. Adesso non fa più ridere. Basta. Okay. Magari anche alla quarta! No! Adesso prendo un go-kart e arrivo subito. Ma sei un pinguino! Ho preso il go-kart, sto tornando. C'è il leone! C'è il leone! Dove sei, Lion? Dal leone! Dal leone! No, no, te magna, te magna di brutta, te magna, io non farlo. I leoni si mangiano le scimmie, però se tu un'altra volta... Lion, guarda! Silenzio! Vabbè. Allora, se tu, Cico, un'altra volta ti permetti di non fare quello che faccio io e partire a fare una tua avventura... Io ti prendo e ti spedisco direttamente nella fabbrica della carne in scatola e ti faccio diventare una scatoletta de scimmia. Sono una scimmia. E ricordati che tua madre, che sbuccia e ribuccia le banane, è una gran... No! È la verità. Hai ragione, però, hai ragione. Ma grande, Allora, puoi picchiarmi adesso per consolarti? Sì, adesso ti picchio. Stre, guida il go-kart. Scendi immediatamente. Scendi. Allora, Fe, guida il go-kart. Guida subito il go-kart. Non può farlo lui. Oh, ma è bellissimo. Beh, funziona. Oh, sta zitto. No, Fe, hai rotto il go-kart. Anna, scendi dal cammello. No. Scendi. Salgo io sul cammello. Che carino che sei! C'è un pinguino imperatore! Un pinguino sultano! Guidaci tutti! Andiamo! Che maestoso! Ma c'è il leone che la gabbia è aperta, comunque. Che penso io al leone, fratello! Punta un po'! Oh, prendi questo! No, è uscito dal leone! Adesso no, è morto! Fea ha salvato la cosa, però... Ho difeso l'imperatore! Ho capito, ma povero leone! È vivo! Trombato a 5 anni! Oh, ti sta proprio bene tra tutti! No! Il pinguino! Ti sta bene? No, invece sto bene, però. Non te l'aspettavo! Stai sorridendo tutti! Allora, Alex, ha fatto male. Sai, veramente uno schifo. Hai fatto la missione del cammello, però. L'avete fatta voi la missione, perché io neanche l'ho toccato il cammello. Quindi vi dico grazie. Prego. Andiamo a trovare il ragno perduto. Andiamo, dov'è? Dove sarà? È perduto. Prendiamo i cammelli, così ci muoviamo più veloce. Dai, no. Il leone mi vuole. Penso io. No. Anna, sei una me. Anna, sei un escremento di tirannosauro, no. Dio santo. No, ma non perché? Posso. Perché non l'hai posso fatto? Posso controllare le mie ma movenze. Non fare nulla, rompi balle. Ma ho tirato una bomba per incazzatura e ho fatto esplodere le zebre. Mannaggia alle zebre. Le zebre? Adesso le zebre. Bello. Le ho ammazzate adesso. Dove sei? Sono
E qui, qui c'è tipo una rappresentazione. Siamo tutti in angoli diversi. Vabbè ragazzi, ora ci troviamo, c'è una fontanella, ci sta tutta una zona bellissima, verdeggiante, tipo il terrario probabilmente. Bello. Che bello. Ma il ragno l'hai trovato? Sto cercando, ma io non ti dovrei aiutare. Cerca meglio. Comunque. No, ho capito dove sei, arrivo. Mi sto spostando, qui c'è tutto un sentiero, sto col go-kart verde. Se vedete un go-kart verde... Ti vediamo, fratello! Ecco il pinguinone! Ciao! Manna, un treno. Se lo vuoi, è tutto tuo, tieni. No. Oh, potremmo fare la comitiva, salite tutti. Non si... ma Mario, sono sfigato! No, non voglio prova, più. Prova! No, non mi interessa. Andiamo via. Non mi interessa più. Ho perso interesse in quella cosa. Adesso il mio interesse il ragno! Esattamente, trovare il ragno. Andiamo. Cammina. Però pestalo un po'. Sarà grande come il ragno, no? Cioè, sarà di dimensioni importanti per un doverlo trovare. Il ragno, no? Sarà qua? Vedo qualcosa qua, e cos'è? Boh, aspetta. Una granata. È il negozio di souvenir. Sarà in una teca. Oh, ma tipo, guarda. C'è il peluche di tua madre. Cappellino! No! Guarda cosa faccio. No! Io mi faccio il papà. No! Lei sa dove è il ragno se vuoi. Sì. È dove ci sono gli elefanti e le zebre. Mi porti o sei da solo? No, ti sto cercando. Che schifo. E di qua, ragno, segui a me. Sì, Alex. Gli elefanti stanno là. Meno male tu, Alex. Mamma mia, il zookeeper per eccellenza. Sì, i miei veri complimenti. Aia. Cammina però, Aia. Alex, però sbriga. Da questa parte, vieni qua, pinguino piccolissimo, meraviglioso, è qua. Qui è il serpente, il ragno. Ah. Capito, ma cioè qui è dove lo devi portare, non dove ma si trova. Ma dai, tre! Cioè, tu... Ma perché mi fate quel giorno? Tu ci hai portato qua? Sì, Anna, lo so che fa schifo, però non escono. Tu ci hai portato... il ragno, invece aveva ragione, è qua. Oh, mannaggia. Chiedigli scusa, Alex. Scusa, stai... Chiedo scusa anch'io. Piglia il ragno, Alex. Il cazzo, chiedo scusa. Non lo voglio toccare. Piglialo. Oh, che schifo, dove l'hai infilato? Nel retto. No, che schifo. È bello la ragnatela di brutto. Hai visto? Come imperatore pinguino. Possiamo uscire, che a me fanno schifo. Anche a te fanno schifo i ragni e serpenti. Di brutto. Santa Maria, siete proprio dei pusillanimi comunque. Grazie. Cico, posso dirti che nella mia mente tu sei sempre stata una scimmietta delle balle. Ma perché? Dai, sto carino però. No, fai proprio schifo. Ti auguro di esplodere. Delfini. Andiamo a vedere i delfini, Alex. Vieni qua, qui. Qui. Sì, ma Alex deve riparare un modello nella cosa delle zone. Io so anche dov'è. Possiamo andare lì se vuoi. Prima nuotiamo un attimo con i pinguini. Aspetta, che devo entrare anch'io. Fare il giro. Sì, ecco qua. Ah, coi delfini, che meraviglia. Posso nuotare con te, ti prego. Tu sei l'unico. Anna, hai rotto le balle di stare in mezzo al percorso ma del pinguino. Ma sei te che sei la supposta che vai in giro. È vero, eh. Boom. Ma basta, cavolate. Voglio andare a vedere... Da questa parte si entra! No, ho cambiato interesse. Oh, andiamo a vedere il modellino da riparare! Sì, che Alex, se no, tu non lo sai, Alex. Fallisco! Sì, ma non è tutto lì, perché cosa succede? Se tu non fai la giornata, poi ti che licenziano succede? E poi a casa... Tua moglie, che già non esiste, quindi già è problematico, ma... Da grave qua! Poi ti divorzia, capito? No, il divorzio no! Senza esistere! Porco il demonio! Che dove palle! Sei andato? Tocca recuperarti! Ho finito nella gabbia dei leoni. Ecco qua. No! Vabbè, tranquilli, ora ne esco. Il gabbia da riparare, Alex. Eccola di qua, segui a me, mi vedi? C'hai uno di vita, Alex. Esatto, non mi ammazzare perché mi sa che finisce il gioco. Dagli un ceffone, dagli un ceffone. Puncilo per bene. Finisce il gioco. Delle chiappone. No, non entrate. No, entrategli. Che poi finisce il gioco e siamo scontenti. Che ci stiamo divertendo. È tutta l'altra parte dello zoo. La zoo che palle. Guarda, se non ti sbrighi, mi entro, Mi entro, mi infilo. Entra. Alex, mi infilo, No, non ti infila perché muoio. Finisce il gioco per tutti. Finisce il gioco, ragazzi, se mi infilo. Alex, corri veloce che ti sto per infilare. Sei estremamente infilatore. Mi sono infilato. Lo sapevo. Ma perché? Ti sei fatto infilare. È per colpa di Alex, capito? Perché lui lento, io veloce. Però posso. E quindi mia moglie mi divorzia. Assolutamente sì. Se vivrai da solo il resto della tua vita. Però se io rientro e scriviamo di nuovo la password di prima, cioè bolla, la, così, e la password, cioè culo 23. No!
Del resto, cosa volete mettere come passo? Adesso lo sanno tutti. E ne metteremo un altro. Metteremo culo 24. No, volevo provare a essere io l'elefante, che mi sembrava molto grosso, molto bello. Ti era possente, fratello. Lo vedo. E poi c'è l'etame, ti appartiene, perché vedo che lo prende col naso. Che schifo. Ah, hai visto? Cosa prendo io, fratello? L'ho presa, la colpa sua, E voi prendete quello che volete, fate un po' di mashup. Mamma mia, quanto ce l'hai lunga sta proposta! Conforta a fè chilometri! Ma lo so che è molto più grande, Tra l'altro, mi sa che io come elefante posso anche succhiare l'acqua. E no, poi davvero? No, idrante, vado pure col. Ma che pensare tutti! Col carrellino chi ci va? E veste la scimmia anche un altro po'. No, viene qua. Smettila, scimmia, la scimmia, di me. Giù, ti passo sopra, scimmia. Basta, scimmia, imbecille, che non sei. Aia, chi ha svenuto l'elefante? Comunque, dovresti smettere di fare queste cose qua. Basta, adesso basta divertimento. Ognuno nella propria gabbia. Sei nato in testa. Ma meniamo un po' questo schifoso qua. Sto zitta. Ragazzi, allora io sono contento. Voglio fermare. È bello. È stato bello questo perché gioco. Perché non ci spruzzi almeno prima? Non si infatti può. Infatti proviamo. No, dai, spruzza. Se lo spruzzi io spruzzo tutto. Spruzza per favore. Ma non c'è l'acqua. Qui, è di qui. Ci sono i delfini. Rubagli l'acqua che non gli serve. Poi annegano. Chi se frega. Infatti io sono ancora vivo e sono fuori dall'acqua. Zitto, fai schifo. Infatti, ma esplodi, no? Ma cosa vuoi? Scusa, sono immortale perché devo stare con te per sempre. Esplodi. Su Zookeeper Simulator, non ti augurerei mai di detonare nella tua vita reale. No, no, assolutamente. Prova a suggerire un po' d'acqua, fratello. Ruggi un po' d'acqua. Fallo con me dentro, vai! Non si può fare. Non si può fare. Via tu. No! Ragazzi, io mi fermo. È stato un bel gioco. Prossima volta, versione con i dinosauri. Vi piacerebbe? Mettete un pollice in su. Per oggi, Lion out!